Buongiorno a tutti. Allora, un video molto molto breve per farvi capire che fine avessi fatto in queste 2 settimane. E no, no, non sono sparita perché non volevo registrare video, perché non volevo vedervi, perché non volevo farmi vedere e parlare con voi. Assolutamente no. Se mi seguite su Instagram, su Facebook, sui social network, avrete notato che non sono stata molto bene negli ultimi 15 giorni e non sto tuttora bene, vedete che sono un pallone, che sto scoppiando. Non è che in 15 giorni ho mangiato tutti i giorni fino a diventare così e sono diventata enorme. Purtroppo mi sono beccata il morbillo e il morbillo in età adulta è un pochino più fastidioso, rognoso, pericoloso direi. Infatti mi hanno subito ricoverato d'urgenza in ospedale e sono stata lì fino all'altro ieri praticamente, sotto attenta osservazione medica e terapia medica con una flebo nel braccio praticamente per 15 giorni. Però adesso sto bene, quindi voglio un attimino rassicurarvi, sto abbastanza bene, sono ancora molto molto debole perché questa malattia toglie totalmente le difese immunitarie, quindi infatti devo stare molto attenta a non ammalarmi perché sennò mi viene subito la febbre appena esco fuori di casa. E infatti devo stare a riposo totale per altri 15 giorni, quindi in carcere in casa praticamente per 15 giorni. Quindi purtroppo non posso lavorare, sto a casa a riposo. Ho ancora la voce un po' stanca, questa non è voce rauca, è voce di debolezza e sto continuando con il cortisone, ragazzi. Una tragedia, vi giuro. Allora, a parte le dosi che sto assumendo tutto, cioè l'ho fatto per 15 giorni, lo sto continuando a fare, sono molto alte, quindi per questo ho questa edema in faccia, sono enorme, cioè in teoria io mi sono pesata. Sono ingrassata forse 1 chiletto, però in realtà sono molto gonfia, quindi infatti trovo un po' di difficoltà anche a parlare nel video e guardarmi nell'anteprima perché sono orribile. Avevo registrato un Mi preparo con voi mentre vi parlavo, però non so se lo caricherò, ma penso che non lo caricherò perché ho visto un po' le aspezioni, sono molto noiosa perché sto stanca, quindi meglio non annoiarvi. Volevo farvi giusto questo video un attimino per flash, per dire che sono tornata, sto a casa, sto bene e per ringraziarvi per il calore che mi avete dato su Facebook, su Instagram, cioè veramente, non dico che non me l'aspettavo, però non me l'aspettavo così tanto, insomma, cioè veramente mi sono emozionata tantissimo, vi ringrazio tantissimo per avermi pensato, insomma. Però tutto a posto, sto bene, ma una decina di giorni e riprendo perfettamente in forma. Sono debole, ve l'ho detto che devo riprendermi e ritornerò a fare video, a fare tutorial, a fare tutto, ma vedrete prossimamente dei video che ho registrato precedentemente a questa brutta malattia che mi sono beccata. Ah, cosa importante che volevo dire, non è che si ha il morbillo e si sta 12 giorni in ospedale. Purtroppo ho avuto anche una complicanza che è l'encefalite e che sto curando appunto adesso con medicinale e tutto. Niente, questo. Che vi devo dire? Vaccinate i vostri figli perché purtroppo c'è questa credenza che il vaccino faccia male. Io spero che diventi obbligatorio a tutti gli effetti. Quando ero io piccola non me l'hanno fatto perché comunque non so perché mamma non me l'ha fatto, però in generale adesso c'è questa paura che questi bambini si possano ammalare, avere cose. No, ragazzi, vaccinate i vostri figli. Le persone, gli adulti con il morbillo possono anche morire. Vi dico solo questo, quindi assolutamente me la sono vista veramente molto male. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!